Amici di Nergames, benvenuti a questo unboxing di Age of Comics The Golden Years, il gioco da tavolo di Lirius Games, che ringraziamo per questa copia review e per consentirci questo video. Vi anticipo che potete già trovare nei prossimi giorni la recensione del gioco direttamente sul nostro sito. Partiamo dalla scatola. Una scatola che rappresenta già l'ambientazione del gioco. Siamo negli anni d'oro del fumetto americano, la nascita, la rinascita anzi del fumetto, quindi l'età del fumetto, l'età d'oro del fumetto, uno stile grafico che già ci introduce a quello che sarà l'ambientazione del gioco. Scatola di ottima qualità, ottimo spessore, che veramente dà senso comunque di solidità e di sicurezza. Apriamo la scatola, vi faccio vedere anche un primo piano di quelli che sono i disegni presenti sulla scatola, e proprio questo anche stile grafico di scrittura che un po' rimanda agli anni 30 e 40 del 1900. Come primo aspetto troviamo il regolamento scritto in lingua inglese, sul sito ufficiale del gioco si può trovare anche nella lingua italiana, comunque sia, diciamo che la lingua non è assolutamente un impedimento per poter affrontare il gioco. Dopo il regolamento abbiamo la modalità in solitario e anche una mini espansione per chi vuole comunque arricchire la propria modalità di gioco. Passiamo quindi alle prime componenti che si incontrano nel gioco. Questi colorati che possiamo vedere qua sopra sono i gettoni hype, che qua potete vedere più da vicino, e sono quei gettoni che permetteranno appunto di creare l'hype per il nostro fumetto, quindi creare maggiore attesa, maggiore aspettativa e quindi poi anche andare a soddisfare maggiormente il pubblico. Questi colorati, potete vedere, sono invece semplicemente le monete dal valore di 1, 2, 5 oppure 10. Questi token, che invece sono rappresentati da 1, 2, 3 stelle, sono invece i VP token e quindi saranno poi diciamo quelli che andranno a contrassegnare anche i punti vittoria. Queste tesserine, che invece troverete qua con il numero 2 con accanto il simbolo, diciamo, dell'artista, sono questi token che permettono di aumentare il valore proprio delle figure dell'artista. Se da questa facciata abbiamo il 2, sul retro invece abbiamo il 3, a seconda chiaramente di quello che è l'upgrade che vogliamo dare. Le ultime tre tessere presenti in questa plancia sono invece le tessere, diciamo, calendario, che andranno a occupare la parte dedicata della plancia. Sul secondo foglio, partendo sempre dal basso, troviamo le altre tre tessere calendario. Abbiamo i potenziamenti per quanto riguarda lo scrittore, notate infatti il simbolo della macchina da scrivere, abbiamo altre monete, abbiamo altri protagonisti, che riguardano poi direttamente il fumetto. Sono i gettoni idea che ci vanno già a rappresentare i sei generi di fumetto con cui avremo a che fare nel gioco. Il grigio, contrassegnato anche da una pistola, sono i fumetti diciamo di genere crime investigativo. Rosso con un cuore sono i generi romance romantico. Blu con un supereroe, va da sé, sono appunto i fumetti dedicati ai supereroi. Il marroncino arancione con uno stivale sono i fumetti ambientati, diciamo, nel Far West. Il viola con la mano zombie sono i fumetti horror. E invece il verde con l'UFO sono i fumetti di genere fantascienza. Nella plancia successiva, ecco che iniziamo a scoprire la vera bellezza di questo gioco. Prima però volevo farvi vedere i biglietti, le tessere biglietto che saranno necessarie per spostarsi rapidamente lungo la mappa della città, i gettoni master, i token master che verranno dati a quel giocatore che avrà il miglior fumetto, diciamo, per ogni genere, e questi sono gettoni che si ritroveranno poi girati sulla mappa di gioco. Questi invece, con le gocce di inchiostro, sono invece dei gettoni migliorie. Questi serviranno per migliorare la qualità del fumetto, e migliorando la qualità del fumetto se ne innalzerà il valore e di conseguenza quindi verrà venduto a un prezzo più alto, verrà apprezzato di più dai fan, insomma si andranno a innescare interessanti dinamiche all'interno del gioco.
Ed ora eccoci qui, sono le copertine dei fumetti che saranno protagonisti, del gioco. Come potete vedere, i disegni sono assolutamente originali e veramente fantastici. Lo stile grafico è assolutamente apprezzabilissimo. Come potete vedere, queste quattro sono quelli dedicati ai supereroi. Nel verde troviamo quelli appunto di fantascienza, con il rosso i fumetti, diciamo, d'amore. Gli horror sono dedicati al viola, con il grigio troviamo invece il crime e infine con l'arancione troviamo il western. Diciamo, nell'ultimo foglio da dover poi spacchettare all'apertura del gioco troviamo altri fumetti, altre copertine. Vi faccio vedere anche il retro, dove si potrà vedere che cosa si andrà a ottenere con questi fumetti. Ci sono altre tessere che andranno collocate sulla mappa della città, altri token migliorie che erano dedicati ad altri generi che non erano presenti nel primo token, e altri biglietti che invece possono essere utilizzati per spostarsi lungo la mappa della città. Andiamo adesso a scoprire proprio cosa si trova all'interno della scatola. Partiamo dal blocchetto segnapunti, che verrà utilizzato alla fine chiaramente della partita per conteggiare i punteggi. Qua già notate i quattro colori disponibili, che sono appunto il giallo, diciamo il rosso, rosa, l'azzurrino e il marrone. La scelta dei colori pastello ben si abbina al genere del gioco, allo stile, all'ambientazione, quindi una scelta assolutamente azzeccatissima. Qua troviamo le prime carte, ve ne faccio vedere solamente alcune che poi saranno da utilizzare all'interno del gioco. Ci saranno appunto, come potete vedere, anche i riassunti di che cosa si può fare, che cosa non si può fare. Come potete vedere, presenti tutte le lingue, ci sono anche dei mouse qui. Possiamo ritrovare invece le copertine dei fumetti che abbiamo intravisto prima tramite appunto i gettoni. Ovviamente lo stile grafico è assolutamente fantastico e qui troviamo una carta per ricordare la struttura della round. In quest'altro mazzetto di carte invece troviamo le figure degli artisti o degli scrittori che dovranno essere assunti affinché la nostra casa editrice possa andare a realizzare i fumetti. Qui trovate il valore del fumetto, andrà da 1 a 3 e chiaramente il genere in cui è specializzato quel determinato artista. Anche in questo caso vi faccio vedere rapidamente, vedete qui 3 il valore massimo e invece questo abbiamo lo scrittore, contrassegnato chiaramente dal simbolo della macchina da scrivere. Passiamo ora agli oggetti proprio presenti all'interno della confezione. Qui possiamo trovare i gettoni per gli agenti di vendita, chiaramente uno per colore a seconda del giocatore. Possiamo qui invece trovare le azioni cubo. Sono, diciamo, questi cubi vengono utilizzati per collocare le varie azioni da fare all'interno del gioco. Questi sono invece gli indicatori di round che serviranno a ricordare l'ordine di giocata di quel determinato round, e questi sono i meeple che i giocatori dovranno andare a piazzare lungo la plancia al fine di poi scegliere quale azione andare a fare durante il turno. Troviamo anche in questo caso una bustina, le bustine per poter conservare i materiali di gioco, che sono assolutamente sempre apprezzate. E infine non ci resta che andare a scoprire quello che è il cuore pulsante chiaramente del gioco, ossia la sua plancia. Prima però, estraiamo intanto la plancia, possiamo trovare invece le plance dei giocatori, che sono divise in 6, dove appunto è lo spazio per poter dare vita ai propri fumetti. Come vedete qui c'è lo spazio riservato allo scrittore, questo è lo spazio riservato all'artista e questo invece è lo spazio riservato alla copertina del fumetto, quindi all'idea appunto che possa essere originale per il fumetto.
ce n'è una chiaramente per giocatori sempre con i quattro colori che abbiamo potuto già vedere in precedenza. Ora che abbiamo svuotato la scatola, direi di fare spazio, come detto appunto, alla plancia di gioco. Il tabellone va a ricreare quello che è proprio l'ambientazione, ricalcando lo stile grafico che abbiamo già visto in precedenza, proprio degli anni d'oro del fumetto. Ecco ora l'apertura del tabellone, che cerco di farcelo stare un po' in tutta l'inquadratura a disposizione. Qui possiamo vedere la parte che è riservata alla fama di fumetti. Qua a sinistra chiaramente maggiore sarà alta la fama, maggiore sarà l'incasso che ci daranno i fumetti fino a un massimo di appunto 6 dollari. Chiaramente il primo in questo caso guadagnerà 3 gettoni, il secondo 2 gettoni e il terzo un gettone. Qua in basso a sinistra potete trovare quell'indicazione che vi stavo appunto dicendo. Nella parte centrale, qui trovate invece l'indicatore dell'ordine di round, dove andranno posizionati quei quattro, diciamo, palazzi che vi avevo fatto vedere in precedenza, indicare l'ordine di giocata del round, e questo invece è lo spazio dedicato alle azioni a disposizione dei giocatori. Possono andare dall'assumere uno scrittore o un artista, allo sviluppare un fumetto, quindi andarlo a stampare, come per esempio in questo caso si può stampare un fumetto originale, oppure andare a, diciamo, prendere spunto da un fumetto già fatto. Purtroppo è segnalato a metà, ma potete vedere print original oppure riposo, appunto, se invece si va a prendere, diciamo, spunto da fumetti già esistenti. Qua invece si vanno a prendere delle idee per appunto sviluppare i fumetti. La parte invece a destra del tabellone è riservata appunto alla mappa di gioco, quindi alle richieste che si andranno a creare nella città per avere i vostri fumetti, e a noi che dovremo fare del nostro meglio per andarli a consegnare e quindi a poterli vendere. Questo quindi è il contenuto di quanto è presente nella confezione di Age of Comics. Vi rifaccio rivedere la scatola per poi andare a concludere questo unboxing. Il gioco è assolutamente interessante, l'abbiamo già provato in occasione di Play Modena di quest'anno. Potete trovare la nostra anteprima chiaramente sul nostro sito, mentre vi ricordo che appunto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, potete trovare la recensione completa del gioco sul nostro sito. Vi faccio vedere anche qualche chicca che ci hanno regalato gli amici appunto di Lilius Games, dedicata al gioco, come queste monete, proprio sono le stesse di cui abbiamo visto i token all'interno della scatola. Ora la riusciamo a mettere a fuoco. Questa è una moneta da 10, per esempio. Qui invece abbiamo una moneta da 1. E poi c'è anche una penna, se volete firmare la vostra vittoria a Age of Comics. Da parte mia è tutto. Vi ringrazio per averci ascoltato e guardato. Vi ricordo di potervi iscrivere al nostro canale YouTube. Mettete anche una campanellina, così sarete sempre aggiornati sulle nostre novità. Ci potete trovare naturalmente anche su Instagram, su Facebook, su Twitter. E mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale Telegram. Per tutto il resto vi rimando al nostro sito Nerd Games. E ricordate, come sempre, Power to be Nerd. Grazie per avermi ascoltato e al prossimo unboxing.